Non ci sono tante partite in questo fine campionato meravigliose, nel senso che c'è la situazione della classifica, ci sono i giocatori di tutte le squadre un po' logori, quindi c'è la fatica che si fa sentire e c'è soprattutto il traguardo vicino che a volte spesso fa venire il braccino corto, però tutto sommato ci abbiamo provato noi come ci hanno provato loro. Loro hanno avuto un'occasione, credo, su un calcio d'angolo, colpo di testa al primo tempo, noi l'abbiamo avuto nel secondo tempo con Nocciolini, ma tutto sommato è stata una partita molto equilibrata, combattuta. Credo che il risultato rispecchi pienamente quello che si è visto sul campo. Poi dopo, ripeto, riuscire sempre a giocare bene, a fare le cose fatte bene, essere belli, tra virgolette, non è mai semplice. Essere belli ci pensa l'Ajax. Nonostante lo 0-0, però è stata una partita molto vivace. Non ci siamo annoiati, ma io non mi annoio mai, quindi figuriamoci. Però è stata una partita combattuta dove ci sono state, dove ci sono state soprattutto tante seconde palle, tanti batti e ribatti, ogni tanto qualche spunto da parte loro con Giacomelli, e a volte qualche spunto da parte nostra con Esposito, con Galuppini, insomma. Diciamo che ci abbiamo provato, abbiamo cercato, tutte e due le squadre hanno cercato di portare a casa un risultato pieno. Da parte nostra c'è la consapevolezza che noi in questo momento siamo settimi matematicamente, con la possibilità, visto che abbiamo accorciato sull'Alto Adige, con la possibilità nelle ultime due partite di scalare un posto in classifica ancora. Sta perdendo anche il Monza adesso. Raggiungiamo il Monza, ma indipendentemente da quello siamo lì, aggrappati. Nelle ultime due partite possiamo soltanto migliorare, non possiamo peggiorare, quindi credo che al 15 di luglio, se mi avessero detto che noi eravamo settimi matematicamente con la possibilità anche di scalare in classifica e senza nessuna possibilità di perdere qualche posto, avrei firmato a sangue, ma non solo io, quindi c'è da essere contenti, di fare un applauso. Io nello spogliatoio ho fermato la squadra e ho fatto i complimenti a tutti per quello che abbiamo fatto in queste 36 partite e soprattutto per quello che vogliamo andare a fare. Ribadisco, la nostra consapevolezza è proprio quella, e convinzione soprattutto, insieme ai ragazzi ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto che noi non vogliamo andare prof da turisti, noi ci vogliamo andare da protagonisti, che non so cosa vorrà dire, se passare il primo turno, il secondo, il terzo o andare subito a casa, ma vogliamo essere protagonisti, quindi ci crediamo in quello che stiamo facendo e vogliamo presentarci ai nastri di partenza, anche se dicono ma no, è un rush finale, no, i nastri di partenza di un torneo che comincia subito dopo la fine del campionato e che ci vede. Anche noi, siccome partecipiamo, dobbiamo pensare di essere protagonisti, quindi io ci voglio andare da protagonista, non fare il turista. Domenica ne avremo tre squalificati. Non ci fanno giocare in 8, ma giochiamo in 11, ne giocheranno altri 3 a posto loro, quindi questa è la fortuna del gioco del calcio, che anche se vengono squalificati dei giocatori, la domenica dopo se ne possono utilizzare altri 3. Forse è l'occasione opportuna per provare qualcosa. Sì, non so cosa c'è da provare, però sì, no. Provare altri giocatori, sì. Beh, sicuramente ci sarà spazio, voglio dire. Qualche giovane. Tutti giovani. Queste sono frasi fatte. Ma sì, giocheranno 3, ci saranno altri 3, ci sarà sicuramente Spurio in porta, ve lo posso dire già oggi. Se non si fa male in settimana, gioca Spurio, questo è sicuro. Dopo ci sono chi sostituirà Ronchi, chi sostituirà Releri e chi sostituirà sappiamo che andiamo su un campo molto complicato, perché poi parliamo della squadra costruita per eccellenza, costruita per vincere, che ha trovato tante difficoltà, però noi andremo là per fare la nostra partita, per dire la nostra, senza pressioni, senza niente, ma convinti e consapevoli che magari possiamo ancora migliorare la nostra classifica. Per far questo dobbiamo fare punti sia con la Ternana che con Limolese. Visto questo centrocampo, praticamente un posto interamente di interni, di mezzali, mi fa ridere. No, è vero.
Stiamo cercando, ripeto, anche questo centellinare, queste sostituzioni, anche i cambi, di giocare un po' di più una domenica, uno giocare un po' di più, uno un po' di meno, è per cercare di dare una condizione ottimale un po' a tutti i miei centrocampisti. Vorrei poter, non so quanto riusciremo a farlo, ma con gli allenamenti che stiamo facendo e con le partite, i minuti giocati da diversi giocatori, da tanti giocatori, e domenica le squalifiche serviranno anche a questo, per dare minutaggio ad altri giocatori. Vorrei portare possibilmente tutta la squadra al top, ai playoff, al top inteso come condizione fisica. Ecco. E quindi stiamo cercando di fare queste cose. Abbiamo programmato già da 2 settimane, quando sapevamo che eravamo dalla settimana scorsa, insomma. Stiamo programmando il nostro lavoro proprio in virtù di questo, perché, ripeto, in questo momento tenere i ritmi alti non è facile, e noi sappiamo che invece riuscire a tenere i ritmi alti è la nostra forza. Però non è semplice, perché poi ci sono anche gli avversari, e oggi abbiamo incontrato un avversario di grande qualità, al cui o al quale abbiamo concesso veramente poco. Quindi questo è il lato positivo. È anche vero che abbiamo fatto poco. Mi siete concessi le Sono state brave le nostre difese. Va bene. Buona Pasqua. Approfitto per fare buona Pasqua a tutti quanti.